Eccoci qua, ciao a tutti, benvenuti, buonasera e ciao Massimo. Ciao a tutti. Allora, questa sera abbiamo un ospite un po' particolare, un attimo che lo inquadro, un attimo un po' più, sono partito subito con le slide, eccoci qua. Massimo, per me è un grande piacere oggi averti qui con la rete, il Network E-commerce School. Noi ci conosciamo da un pochino, abbiamo anche un po' collaborato e stiamo ancora un po' collaborando. Il tuo caso è un caso molto interessante di settore food, e-commerce, strategia digital in un contesto molto particolare e oggi ci parliamo un po' sopra. Giusto 2 minuti, se hai piacere di raccontare un attimo dove sei e cosa stai facendo. Sì, allora mi trovo a Jeddah in Arabia Saudita, lavoro per una grande azienda di distribuzione di frutta e verdura principalmente, e acqua anche, azienda storica, familiare, molto molto importante a livello Middle East, però anche a livello globale, perché produttore, anche perché distributore, importatore, anche in alcuni casi esportatore. E si occupa appunto principalmente di frutta e verdura, un giro d'affari importante, una logistica anche importante, parliamo di 20.000 container di prodotto importato all'anno, quindi una movimentazione di parecchia merce. In tutto questo abbiamo creato praticamente un marchio private label di acqua minerale, marchio Montana, e la stiamo, diciamo, distribuendo e gestendo da ormai circa 3 anni, con discreto successo, insomma. Ok, bene. Oggi parliamo proprio di Montana. Il titolo che io ho utilizzato è stato un po' catching, cioè come vendere acqua italiana in Medio Oriente con l'e-commerce. L'idea è cercare di dare un po' di indicazioni pratiche su quello che è il business. Quindi oggi parleremo un po' dell'e-commerce in Medio Oriente a livello generale, com'è il mondo e-commerce, un mondo molto lontano sembra da alcuni punti di vista da noi, ma in realtà non troppo. Qual è la value proposition di Montana? Quindi come si posiziona sul mercato, come si distingue rispetto appunto la concorrenza, se c'è, vedremo che non c'è, ma capiremo quali sono i caratteri distintivi, qual è l'organizzazione logistica, le complessità che avete individuato, avete provato a dribblare, e un po' le linee guida e le best practices. Allora, e-commerce in Medio Oriente, io ho raccolto un po' di dati e un po' di informazioni. Crescita esponenziale, veramente molto importante. Nel 2021 sono stati stimati, sulla base dei dati effettivi del 2020, 41 miliardi di dollari di transato e-commerce. Parliamo dell'area, tutta l'area del Medio Oriente, dove le vendite online alla fine non hanno una penetrazione poi così importante, perché rimangono il 2% nel settore food completo, quindi retail puro. Un forte utilizzo dei motori di ricerca ancora, tutto sommato, poi magari Massimo ci racconti un attimo dell'utilizzo dei social network. E il fatto comunque sia, e questa quarta grafica comunque abbastanza interessante, il 90% dei prodotti, degli ordini fatti sono spediti da fuori, perché oggettivamente quelle zone sono zone che più delle volte importano. Ti tornano un po' questi dati? Beh sì, diciamo che se parliamo di UAE, Arabia Saudita e comunque Medio Oriente in generale, la cosa che hanno in comune è un pochino la carenza nell'offerta. E stiamo attraversando, specialmente in Arabia Saudita, un momento di grande cambiamento, di apertura, insomma le donne che finalmente fanno parte a tutti gli effetti della vita economica e sociale in generale, quindi una grande rivoluzione culturale che appunto porta dei cambiamenti radicali anche nel modo di acquistare, nel modo di spendere. E la carenza di offerta, diciamo, è un po' dovuta al fatto che se uno apre un e-commerce internazionale di solito si focalizza sugli Stati Uniti, sull'Europa, magari sulla Cina, però il Medio Oriente in generale viene sempre un po' accantonato.
e si soffre anche per via di tutto quello che è diciamo, l'environment attorno, quindi i sistemi di pagamento, penso a Shopify, quando praticamente si integra con Stripe, con altri sistemi di pagamento che in Medio Oriente non sono disponibili, per esempio, quindi un grande punto negativo. E, ovviamente, essendo nel mezzo di questa grande, di questo grande cambiamento, la domanda e l'offerta si stanno un pochino ribilanciando. Sono nati vari e-commerce, Amazon ha assorbito un e-commerce, si chiamava Souq.com, e l'ha ribrandizzato Amazon soltanto l'altro anno, però praticamente quando vai a fare una ricerca viene riindirizzato a livello globale, quindi fisicamente loro qua hanno forse un paio di depositi, specialmente da Dubai, e pensano che Dubai sia un po' il hub per tutto il Medio Oriente. Ma quando vai a acquistare poi ti rendi conto di come la merce in realtà arrivi da tutto il mondo, ma non dall'Arabia Saudita. A livello di clientela, di consumatore, devo dire che l'arabo in generale è molto curioso, sempre facile da attrarre, da conquistare, però poco leale, devo dire, leale nel senso di appunto di loyalty e di fidelizzazione sul lungo periodo, esatto. E, quindi molta curiosità, parliamo della popolazione giovanissima, l'Arabia Saudita è il 70% della popolazione a meno di 30 anni, quindi una grandissima propensione alle tecnologie, a livello sociale. Qua sono state imposte, parliamo per esempio dell'app, in Italia c'è l'app Immuni, non è mai partita, qua c'è stata una situazione simile, ovviamente anche per via del tipo di governo è stato deciso, imposto a tutti di utilizzare un'applicazione per evitare il corona e il contagio. Ok, forse abbiamo perso. Eccoti. Sì, mi ha recuperato. No, dicevi, il governo ha imposto l'utilizzo di un'app per limitare la diffusione. Per accedere a qualsiasi luogo pubblico, che sia un negozio, che sia qualsiasi cosa, anche una pompa di benzina, hai bisogno dell'applicazione e l'esercente, diciamo, deve controllare che tu effettivamente abbia installato l'applicazione, che tu sia immune o vaccinato, o comunque non in contatto con altre persone. E tutti l'hanno scaricata e l'hanno utilizzata. E tutti, ovviamente, nel giro di una settimana, non nel giro di un mese, ma nel giro di una settimana 30 milioni di persone sono stati costretti a scaricarla, nel bene e nel male, insomma. C'è anche un'agilità decisionale. A testimonianza della gioventù del pubblico e dell'utilizzo dei cellulari, e la slide successiva mostriamo com'è lo smartphone in Arabia Saudita, com'è utilizzato. Mi raccontavi, però rimaniamo un attimo su questo, mi raccontavi di una ragazza giovane che è venuta a ritirare in uno dei punti vendita e sostanzialmente ha fatto una storia su TikTok, migliaia di visualizzazioni. Sì, ha fatto quasi 200.000 visualizzazioni per un filmato, un account praticamente anonimo. E non era un influencer. Per dire come può andare virale qualsiasi contenuto. Ovviamente loro hanno saltato tutta la fase di TV commerciale che abbiamo avuto noi negli anni 80 e 90. Loro non hanno avuto le nostre televendite, loro probabilmente andranno sul live stream, un po' come succede in Cina, no? Quindi hanno saltato tutto quel passaggio. La TV ovviamente negli anni 90 era prettamente religiosa o comunque di contenuti non molto appealing, e quindi loro sono buttati su Twitter, sui social media in generale. Sono, mi sembra, il secondo o il terzo paese per l'uso di Twitter, quindi un canale praticamente ufficiale di informazione, ma anche YouTube, nel senso un'esplosione pazzesca. Poi la televisione, diciamo, hanno fatto il salto diretto verso il mobile. Infatti, come dicevi tu, mobile, ormai siamo al 90-95% di traffico da mobile, nel senso il desktop non ha neanche senso di essere considerato. Chiaro, infatti andiamo a vedere proprio questo in questa slide. Io ho portato giusto un paio di dati, oscurando chiaramente i dati sensibili,
E questi sono dati che chi fa e-commerce in Italia e vede delle metriche anche da Analytics estremamente anomali, e quasi solo le app hanno. E non è tanto il numero di traffico, è proprio qua, stiamo solo guardando le conversioni, parliamo di più dell'80% da mobile, mettici un 1,5% di tablet, è veramente tanto. Forse, mi immagino, quel desktop è forse sono attività di back office da ufficio. Esatto. Ogni tanto ci rendiamo conto di essere noi o di essere uno sviluppatore che sta lavorando, ma non è il consumatore, veramente. Anche il modo di acquisto molto veloce, rapido, come ti dicevo, intanto facciamo delle belle schede prodotto, eccetera. In realtà il cliente vuole affidabilità, velocità e sicurezza e non sta molto a tergiversare, ecco. E il 99% di penetrazione dei social media nella zona UAE, gli Emirati Arabi Uniti, esatto, pazzesco, veramente incredibile. Sì. E, comunque, in generale, moltissima propensione a mobile, anche perché se pensi alla nostra DSL o al nostro allaccio a internet negli anni 90, qui si è passati direttamente alle antenne 3G, 4G per coprire un'area immensa. L'Arabia Saudita è grande quanto metà l'Europa, quindi immaginati le difficoltà logistiche nel portare internet ovunque. In realtà con le tecnologie 3G, 4G ma anche 5G si è praticamente sorpassato tutta quella fase del cavo che invece in chiaro. Italia ancora è predominante. Chiaro. Chiarissimo. E qui nella slide in basso a destra, cioè nel grafico in basso a destra, vediamo comunque una penetrazione di mercato del mondo e-commerce che uno pensa essere magari un po' inferiore rispetto a quello degli altri mercati. In realtà qua l'Italia non c'è neanche, perché è ben sotto. Quindi il mercato e la penetrazione dell'e-commerce in Arabia Saudita è ben maggiore di quanto è ad esempio in Francia, e quindi neanche a paragonare con Spagna, Italia o altri paesi europei un po' più indietro. Quindi per dire quanto... grande propensione al digitale, appunto percentuale enorme di popolazione giovanissima, poi come dicevamo anche a livello logistico se si è svantaggiati nel retail fisico non si trovano i prodotti, quindi uno va a acquistarli online, a acquistarli dall'estero, li fa arrivare, siamo sempre stati dal punto di vista dell'offerta molto svantaggiati, ma molto chiaro. Dimenticati, ecco, è un mercato per cui si lavora, ecco, se io non sono una fabbrica in Italia non lavoro per l'Arabia Saudita ma lavoro certo, privilegio per altri mercati. Chiarissimo. E veniamo un po' a Montana, te la lascio un attimo raccontare, nel senso che qualche folle si è inventato di dire bene, ok, qua in Italia, qua in Arabia Saudita l'acqua italiana magari non c'è, o comunque non è che non ci fosse l'acqua, si è inventato comunque un mercato. Come è nata questa cosa e come è stata posizionata? Ma allora, io racconto sempre questa cosa dell'ingenuità con cui si è partiti, e in generale mi piace sempre, ogni tanto ripesco magari dei fogli, degli appunti di quando siamo partiti, mi sembrava veramente tanti anni fa, in realtà sono solo appunto 3 o 4 anni fa. Però mi piace sempre il fatto dell'essere stati così ingenui, così spontanei. E ci siamo trovati con questo prodotto, che è fortunatamente un prodotto molto, molto valido, di qualità. In Italia è Acqua Eva, e qui è ribrandizzato Montana. Innanzitutto l'abbiamo ribrandizzato perché qua Acqua Eva era già stato registrato, altrimenti oggi staremmo vendendo il prodotto di qualcun altro, senza inconsapevolmente aumentando il valore del brand di qualcun altro senza volerlo. Quindi quello è uno dei fattori. Dopodiché, quello che è successo è arrivata perché un fornitore di mele è proprietario anche della fonte di Acqua Eva e ce l'ha proposta e ce l'ha mandata. L'acqua non stava prendendo nessuna direzione, non stava prendendo, diciamo, un approccio serio. L'azienda non era interessata, appunto, parliamo di un'azienda enorme, più di 500 milioni di dollari di fatturato, quindi veramente un'azienda che non ha interesse a sviluppare un prodotto che è completamente fuori da quello che era, diciamo, quello che si pensava essere il nostro range. E siamo trovati con quest'acqua minerale e
quando me l'hanno affidata, praticamente la prima cosa, sempre da ingenuo, che ho fatto è rivolgermi alla grande distribuzione, cercare di entrare nei supermercati, cercare di movimentare dei volumi, eccetera. Quando mi sono reso conto che la grande distribuzione qua aveva delle fee o comunque dei contratti molto molto onerosi, diciamo 25 anche 30%, andava perso per la strada, andava perso nelle fee per lo scaffale, nelle fee per entrare al supermercato, il credito era lunghissimo, pagavano a 90 giorni, insomma ci siamo un po' offesi, diciamo, ci siamo un po' noi abituati con la frutta, a dominare il mercato, perché siamo assolutamente leader di mercato per la frutta, quindi eravamo abituati al nostro 5% di contratto e niente di più. Quando con l'acqua ci hanno veramente trattato male, siamo un po' offesi, abbiamo detto, beh, allora facciamo che ce la distribuiamo da soli. Abbiamo le filiali, abbiamo il team, abbiamo un buon grip sulla logistica, su quello che sono tutte le procedure doganali, perché non dimentichiamo che importarla è diverso dal produrla localmente. E quindi con questa ingenuità abbiamo iniziato a distribuirla in modo molto tradizionale, prima a persone vicine alla famiglia, alla proprietà, poi ci siamo resi conto che avevamo bisogno di avere un'unicità anche nella logistica, e da lì abbiamo sviluppato tutto quello che era la nostra customer experience e quello che è stato poi il vero successo, cioè il servizio. E per sviluppare questo servizio siamo resi conto che praticamente i camion, quando andavano a consegnare, non erano efficienti, diciamo, se partivano da una depo e andavano a fare una consegna e poi tornavano indietro, praticamente sprecavano ore nel traffico. Quindi cosa siamo inventati? Un pochino l'Uber delle consegne a domicilio, cioè noi carichiamo tutte le referenze sulla macchina, sul camion, e andiamo in consegna. Andiamo in consegna, ogni camion ha una zona, diciamo, della città. Innanzitutto parliamo di città molto grandi, quindi tre grandi centri urbani: Jeddah 4 milioni di abitanti, Riyadh 7 milioni e Dammam 3 milioni. Quindi grandi centri urbani, che sono le tre città principali in Arabia Saudita, anche dove nel raggio di 20-30 km riesce a raggiungere l'80% della popolazione, quindi un ottimo posizionamento. Anche le nostre piattaforme sono in centro città, quindi siamo molto avvantaggiati da quel punto di vista. Quindi con questo sistema alla Uber abbiamo iniziato a consegnare direttamente, quindi il cliente, invece che aspettare e poi magari avere alte percentuali di rigettato perché il cliente non è a casa, perché il cliente è troppo tardi, insomma l'acqua è un prodotto abbastanza peculiare, un prodotto abbastanza difficile da gestire, che i supermercati non vogliono vendere perché è un prodotto pesante, un prodotto che ha bisogno di un camion dedicato, tu non puoi fare una consegna di acqua in motorino con 100 kg di acqua, ha bisogno appunto di un team dietro, quindi di due persone, di un autista e di un aiutante, ha bisogno di un camion, ha bisogno di certe dinamiche che altri che fanno food non sono veramente interessati a sviluppare. Un prodotto a basso valore aggiunto, dove di solito i guadagni sono veramente minimi, una commodity per eccellenza, quindi l'acqua è veramente la commodity per eccellenza. E quindi con questo sistema alla Uber abbiamo iniziato ad abbattere i tempi, a acchiappare il cliente immediatamente, quindi noi nel giro di un'ora possiamo essere in consegna, anche in mezz'ora, anche in 5 minuti, se il sistema è abbastanza intelligente. Una scelta azzeccata è stato... No, dico, questo che stai raccontando, sistema Uber, è diciamo il punto che qui vediamo come convenienza, cioè veramente questo dimostra quanto il concetto di servizio, di convenience, perché non è convenienza chiaramente economica comprare l'acqua montana, però di convenience in generale, cioè c'è un aspetto di convenienza che possa essere la comodità, è sufficiente per creare un business estremamente interessante e quindi andare a validare una value proposition. Noi tante volte quando facciamo e-commerce diciamo trova sempre il tuo carattere distintivo, qui il concetto è sicuramente sul servizio e questa modalità logistica. Poi c'è anche il concetto della qualità, perché vedo che spesso sul sito si parla del basso impatto a livello nutrizionale, cioè quindi a livello di benefici, di proprietà nutrizionali, la velocità, l'esperienza cliente, c'è tanta attenzione sul servizio.
Sì, la mission che ci siamo dati è quella di diffondere un'acqua minerale importata a un prezzo affordable, cioè un prezzo conveniente, diciamo un prezzo, come dire, non esoso, non troppo costoso. Mm-hmm. E l'acqua minerale mancava completamente, un mercato che fa affidamento soltanto sulle acque filtrate, quindi pochissima attenzione alla qualità, pochissima attenzione al sodio, quello che è le percentuali di sali minerali, eccetera. Quindi chiaro. Mancava, c'era un gap, abbiamo notato questo gap in mercato tra le acque, i grandi marchi come Vian, Perrier, che sono storici e molto costosi, e le acque locali che avevano un prezzo veramente, veramente basso. Chiaro. E ci siamo inseriti in questo gap come fascia di prezzo, quindi con una percentuale di margine abbastanza ridotta, però in modo da rimanere comunque a livello di competizione con le acque locali, cioè non andiamo ad attaccare il brand Levian di turno, ma andiamo ad attaccare il cliente che ora sta bevendo un'acqua, diciamo, locale e vuole, diciamo, elevarsi senza spendere una fortuna. Chiaro. E prima ci hai anticipato un po' questo punto, che nella value proposition comunque è fondamentale il concetto di fiducia. Dietro a Montana, ce l'hai raccontato poco fa, c'è un'azienda estremamente storica che si chiama Sharbatli. Non voglio adesso entrare in tutto quello che è il contesto Sharbatli e quello che significa la proprietà familiare in quella zona geografica, però diciamo che a livello di business ha avuto un impatto fondamentale. Beh, al principio sicuramente avere un nome dietro importante, specialmente in un mercato, appunto, come ti dicevo, diffidente, ma anche aperto alla novità, ma allo stesso tempo disilluso, no? Nel senso, troppe aziende sono avvicendate, hanno provato, poi si sono ritirate, quindi avere un nome importante alle spalle vuol dire molto, specialmente per un marchio completamente nuovo come Montana, nel senso, come dicevo, per una commodity creare un marchio è veramente una strada lunga e difficile. Averlo con le spalle coperte è assolutamente un vantaggio importante, specialmente all'inizio. Poi quando le due cose si mescolano, nel senso che a un certo punto il heritage della famiglia interferisce anche con il prodotto, quindi non è il massimo, in uno stage, diciamo, in un secondo momento. Ma al principio dire, ma io sono l'acqua montana italiana importata, consegnata a casa, e facciamo parte del gruppo Sharbatli, e lì ti apriva molte porte. Ecco. Chiaro. Ecco, qui, questo è un altro aspetto che io mi ricordo mi raccontavi. Il fatto di consegnarla fresca, sì. L'abbiamo messo giù come segreto, che poi, voglio dire, non è un segreto, nel senso che nel momento in cui uno prova l'esperienza si rende conto come realmente quell'aspetto faccia la differenza, però è un segreto averlo capito, e poi è un segreto saperlo fare, perché insomma è un dettaglio, ma però è quel dettaglio che fa una grandissima differenza. Sì, diciamo che essendo un marchio D2C, quindi direct to consumer, hai praticamente la possibilità di controllare completamente la customer experience e il customer journey, cioè praticamente seguire il prodotto dalla A alla Z. Mm-hmm. È un vantaggio enorme, perché se tu facessi affidamento su dei distributori, per esempio, non sarebbero così attenti o non seguirebbero le linee guida come invece lo fai tu direttamente. E il fatto di consegnarla fredda, appunto, è stata quasi una casualità, perché noi, avendo già i mezzi refrigerati per la frutta e usando gli stessi camion, ci siamo resi conto di come temperatura esterna di 40 gradi o 50 gradi anche, ricevere l'acqua a casa fredda, il cliente rimaneva sbalordito, diceva, ma come, non mi è mai successo, perché mai un fornitore locale aveva pensato ad aggiungere un costo, perché alla fine si tratta di un costo, nell'avere le macchine refrigerate. Certo. E quindi il cliente, quando riceve a casa il prodotto, diciamo, quello è il momento in cui stabilisce veramente, è l'apice del customer experience. L'esperienza, quindi, certo. Toccare l'acqua con mano, vedere che è fredda, significa che c'è serietà dietro, c'è stata serietà nello stock, cioè è stata stoccata in modo appropriato, viene consegnata da un team professionale preparato, nel senso, un team che ti aiuta fisicamente a portare l'acqua. Quello è uno dei grandi vantaggi, nel senso che noi
veniamo a casa e ti aiutiamo fisicamente a portare l'acqua in cucina o dove preferisci. Quindi il livello di servizio è molto alto e quello fa sicuramente la differenza, insieme alla velocità e assieme al tipo di preparazione e il grado anche di training che uno è disposto a dare ai suoi autisti. Chiaro. Ne approfitto giusto un secondo al volo, perché stiamo avendo un problema nel postare la live sul gruppo di Facebook, quindi sta andando solo su YouTube e sulla pagina Facebook, che però è una pagina secondaria, diciamo, di e-commerce school rispetto al gruppo. Comunque poi riposteremo tutto e eventuali domande che arrivano successive le possiamo riprendere. Ho fatto anche uno screen del bug di Facebook, perché è una cosa che non mi era mai capitata e proprio oggi sempre è cascata con me. Pazienza. Ecco, qui inizialmente lo raccontavi un pochino, sistema Uber, però ci racconti proprio molto rapidamente com'è l'organizzazione logistica. Beh, allora, diciamo la fonte in Piemonte, l'acqua viene caricata a Savona o comunque nei porti in Liguria e mandata via mare, diciamo impiega un 15-18 giorni, verso Jeddah, che è un po' il nostro hub, da qua poi noi rindirizziamo l'acqua alle varie filiali. A livello di customer experience siamo partiti con WhatsApp, pensavamo WhatsApp è stata una rivoluzione, questo è un fatto anche interessante. Prima di WhatsApp qua le indicazioni si davano: gira alla moschea a destra, mi trovi alla strada tal dei tali, vicino alla rotonda dei cammelli, questa era l'indicazione. Perché non ci sono i numeri civici. No, perché uno deve pensare che in tutti i paesi in via di sviluppo, molto spesso, gli indirizzi non sono assolutamente considerati e neanche stati più sviluppati. Leggevo che in Africa si chiama un'ambulanza ormai con WhatsApp, nel senso è diventato così tanto radicato da essere parte della vita quotidiana per tutti. E WhatsApp è stata una rivoluzione, perché invece di dirmi al cammello gira a destra, mi mandi la location precisa e l'autista non spende tempo, non perde tempo. Io lo aggiungo all'interno del mio sistema di dispatching, che è il vero segreto di Montana, nel senso il vero segreto è questo software che continuamente ridistribuisce gli ordini, nel senso l'autista esce e lui non sa effettivamente chi andrà a consegnare, e il software che praticamente dà una priorità basandosi sull'orario di consegna e sulla location e sulla disponibilità all'interno del camion, praticamente fa un resequencing completo continuamente di quello che è la tua route, cioè di quello che è il tuo schedule. E dopodiché l'utente per ordinare può farlo ancora tramite WhatsApp come facevamo al principio. Avevamo scelto WhatsApp perché pensavamo che WhatsApp sarebbe diventato un po' più WeChat, nel senso un po' più super app in termini di pagamenti, in termini di tanti sviluppi che invece sono molto lenti. Fatica ad arrivare, sì. E quindi siamo passati su un'applicazione mobile, pensando che assolutamente l'applicazione mobile non sarebbe stata l'ideale, e invece assolutamente mi devo ricredere, l'applicazione ora copre il 70 o 75% degli ordini, arrivano tramite applicazione, poi un 10% tramite sito internet, tramite Shopify, e il resto tramite messaggi, mail, chiamate. Chiaro. Diciamo, abbiamo un po' tutti i casi. Quindi, giusto per mettere un appunto, perché io conosco questa cosa, ma mi piace che passi a tutti. Quindi c'è sull'e-commerce la possibilità di attribuire l'indirizzo di consegna attivando la geolocalizzazione di WhatsApp, che quindi la assorbe all'interno del sistema logistico. Beh, dunque all'inizio semplicemente appunto il discorso era per l'utente fare lo sharing della location, poi un operatore andava a inserirla all'interno del nostro dispatching software, il quale poi faceva, diciamo, dei ricalcoli per vedere quando e chi avrebbe consegnato il prodotto. In un secondo momento abbiamo fatto tutto tramite l'applicazione mobile, quindi tu quando selezioni il tuo indirizzo hai 5 domande a cui rispondere nell'applicazione, che sono: dove vuoi la consegna, e che cosa vuoi che sia consegnato, come intendi pagare, ovviamente i tuoi dati di login e la quantità del prodotto. Quindi
un modo di ordinare molto veloce, rapido. Io pensavo che l'utente medio non avesse tutta questa voglia di installare un'applicazione per un processo così semplice e immediato, invece è stato un successo, perché la gente, cioè perché l'utente può seguire effettivamente la tracciabilità, può vedere tutto il range di prodotto, può applicare scontistiche, si può fare una segmentazione, si può fare un sacco di lavoro sui dati. Questa Chiaro. È la bellezza anche di avere un brand direct to consumer, cioè avere il possesso dei dati. Se fossimo andati attraverso i canali tradizionali, i famosi supermercati, dal momento in cui tu hai un problema di qualità o il retailer decide che il tuo prodotto non gli piace più o che vuole aumentare il tuo contratto del doppio, tu assolutamente sei completamente bloccato e certo. hai un rischio alto. Se invece hai possesso dei dati dei tuoi clienti, può andare male con 2 o 3 persone al giorno, comunque non sei a rischio. Ecco. È sicuramente un processo più lungo, però è più complesso, però alla fine è un valore enorme, è anche una lealtà del cliente enorme, perché il cliente con il D2C si sente a casa, cioè si sente alla fonte, non ha bisogno dell'intermediario, no? Si sente di aver raggiunto, diciamo, direttamente il responsabile, quindi un rapporto molto quasi intimo. Ogni tanto ci chiamano per nome, ci conoscono, ci chiedono un favore quando c'è una festa, c'è un matrimonio, c'è qualcosa da consegnare velocemente, sanno di poter fare affidamento, quindi un grande rapporto molto... Che nel tempo pagherà, che è la ragione per cui tanti brand si stanno spostando lì, perché oggi per il brand essere reattivo sulle nuove esigenze del consumatore, essere vicino e essere umano è tutto, e quindi assolutamente sì. Ci sono state anche però tante complessità, immagino, se ti va di raccontarcene alcune sulla base di quelle che vediamo qui. Il primo punto è tipicità del food, che quando parliamo di Montana, perché sappiamo poi che Sharbattle è anche un altro grande progetto sul mondo food, ortofrutta puro, però quando si parla di montane, si parla di acqua, è un po' più facile rispetto al food tradizionale, forse, penso, perché in un certo senso sono comunque pezzi, no? Ci sono le complessità legate alla refrigerazione, ma magari non legate alla shelf life. Diciamo che per noi è stato tutto un mondo da scoprire, insomma... generale il prodotto, poi avendo vetro, plastica, avendo ormai 10 referenze, insomma ogni materiale si comporta in maniera diversa, come dicevi tu, reagisce alle temperature in modo diverso, la gasatura per dire, o il size, abbiamo dei formati che in Italia non si venderebbero, invece in Arabia Saudita sono assolutamente... Ad esempio? Per esempio la 200 ml, che è una bottiglia che sembra un portachiavi. E in Italia sarebbe un insulto perché è un sacco di plastica, e in Medio Oriente piace perché la bevono in un sorso unico, è una cosa che assolutamente a noi sembra pazzesca, però per l'utente medio qua ecco, scusami, partiti a gennaio e ha preso il 20% del market share su, diciamo, quest'anno faremo un 100 container lo vedevamo qua la nuova bottiglietta, tra l'altro. Esatto. Io quando sono venuto lì, ricordo che rimasi abbastanza, adesso non voglio sviare dal tema, ma sono rimasto abbastanza colpito da quanta poca attenzione rispetto a quella che c'è qua, perlomeno alla plastica, ci fosse e ci sia ancora. Bisogna un po' anche valutare il fatto che comunque ora tutta questa attenzione in Europa, in America, sia partita da circa 1 anno, 2 massimo. Con i loro tempi ci arriveranno. Io mi ricordo che quando ero bambino la plastica faceva si buttava tutto insieme, anche in Italia assolutamente non c'era nessun tipo di attenzione, addirittura sì, qualcuno la bruciava e qualcuno la buttava da dove capitava. Tutto questo problema sulla spazzatura è poi arrivato dopo, quindi ci arriveremo anche qua sicuramente. Nel frattempo ci sono una serie di problematiche, per dire, una bottiglia da mezzo litro che in Italia uno terrebbe magari in macchina, qua se la tieni in macchina diventa bollente e non la puoi più consumare. Quindi in quell'ottica lì uno dice no, bevo una bottiglia, me la scolo e la butto via, perché tanto se rimanesse dell'acqua sarebbe sprecata in ogni caso. Quindi in quel senso lì può avere senso avere una bottiglia così piccola.
Ecco, non abbiamo fatto altro che seguire la richiesta del cliente. Noi se potessimo indirizzarci su altro, assolutamente. Abbiamo un programma di riciclo da lanciare, abbiamo un programma per essere la prima azienda circolare dove consegniamo e ritiriamo anche i vuoti nella plastica, quindi zero plastica nell'ambiente. E garantiamo a quel punto, a quel punto si potrebbe anche fare in vetro. Ci è sfuggito un attimo. A quel punto si potrebbe anche fare in vetro. Sì, il vetro in realtà è un falso mito che sia così ecologico, nel senso che il vetro va lavato comunque, va ripulito, ha un carbon footprint maggiore della plastica. Il vetro fonde a 1300-1600 gradi, mentre la plastica a 300 gradi, quindi per fare una bottiglia di vetro bisogna di molta più energia. E poi anche il discorso di ritornare la bottiglia al fornitore è una sfida logistica importante con dei costi altissimi, quindi certo. In Italia uno lo può fare perché le fonti sono dappertutto, sono vicino al consumatore. Ovviamente in ottica export il vetro è soltanto un costo che si chiama vetro a perdere, cioè viene gettato, non viene più riutilizzato. E comunque chiaro. Anche chi le lava si può scheggiare il vetro, non è molto igienico come si pensa, insomma. La plastica purtroppo è in re perché è un materiale poco costoso, la plastica vergine costa molto meno della plastica riciclata e è relativamente pulito, nel senso igienico e sicuro, quindi questo è un po' il discorso, è un problema economico. Chiaro. Com'è stato il processo di... identificazione della tecnologia necessaria per il progetto Montana? Allora, anche lì abbastanza fortunati siamo stati, nel senso che il software centrale, quello di dispatching, l'ho trovato quasi per caso ed era un'azienda indiana che era agli inizi, quindi erano molto propensi a prenderci come cliente. Il fatto di essere sharbati ha aiutato perché loro volevano assolutamente entrare. E poi si sono sviluppati in modo forte, in modo autonomo, quindi ci hanno un po' insegnato a lavorare, io devo ammetterlo, non eravamo assolutamente nessuno nella consegna a domicilio, oggi facciamo anche 500, 550, 600 consegne al giorno ed è grazie a loro, nel senso che poi noi abbiamo sviluppato un'applicazione completamente basandoci su quello che era il concept loro, nel senso l'applicazione non fa nient'altro che spingere i dati all'interno del software che poi li reindirizza agli autisti, come Uber, praticamente Uber reindirizza i suoi autisti nelle location più calde dove ha bisogno di più persone, di più personale, e noi allo stesso modo reindirizziamo i nostri autisti nelle vie dove c'è più consumo in modo da diminuire la distanza tra una consegna e l'altra. Quindi la scelta della tecnologia è stata abbastanza fortunata. Erano un software, cioè, come concept siamo abbastanza unici, devo dire, nel senso che anche loro non capivano il nostro concept al principio, l'abbiamo applicato a un altro tipo di software faticando e adesso stanno iniziando a vedere il valore aggiunto di questo tipo di consegna e ci stanno, diciamo, venendo un po' incontro, ma al principio ci venivano incontro perché eravamo il primo cliente in Medio Oriente, quindi assolutamente avevano l'interesse ad aiutarci. Chiaro. E poi per quanto ti dicevo WhatsApp è stata una grande delusione perché pensavo che almeno i pagamenti iniziassero un po' più contemplati, invece anche a livello e-commerce avevano fatto un piccolo test per fare, cioè per WhatsApp Business, che alla fine non è niente altro che un catalogo dove tu puoi mettere al massimo le torte della nonna, quindi assolutamente certo. Impossibile sfruttarlo in modo scalabile, quindi siamo affidati a Zendesk per il customer service e con Zendesk integrato WhatsApp riusciamo a catturare le location del cliente finale, quindi avevamo una serie di persone. Si è andato un attimo e di raccogliere l'ordine dal cliente, appunto. Sì, io invito veramente chi ci sta ascoltando o chi ci riascolterà sul gruppo a causa bug Facebook di andare poi a vedere il sito Montana, perché una delle cose che mi raccontavi, Massimo, è la volontà di tenere comunque il processo di ordine e riordine, perché qui chiaramente il tasso di riacquisto gioca un ruolo fondamentale,
più facile, più veloce, più rapido possibile, più snello possibile. Sì. E così è stato pensato l'applicazione, che poi rispecchia la parte di e-commerce pura, che quindi è composta da home page, schede prodotto, pagine di checkout praticamente. Assolutamente sì, e in realtà il nostro sito appunto è più rappresentativo, nel senso per fare brand awareness, ma non per raccogliere ordini. Il modo con cui raccogliamo ordini è questa applicazione, e puntiamo appunto tutto sul fatto di essere D2C, cioè di essere direct to consumer, che praticamente ti permette di avere un rapporto così stretto con il cliente che riordinare diventa veramente semplice e automatico. Anche farlo tramite WhatsApp è molto semplice. Ovviamente le complessità in quel caso sono scalare, perché tu non fai affidamento su distributori che magari raggiungerebbero il cliente più velocemente, o della grande distribuzione che magari avrebbe molti più canali per vendere il tuo prodotto, venderesti grandi quantità in poco tempo, però allo stesso tempo di nuovo faresti un handover di quelli che sono i tuoi dati a un terzo che praticamente può riutilizzarli in qualsiasi momento, nel senso se è un po' come chi vende, non so, su Amazon o su grandi marketplace che poi si appropriano dei dati e vedono dove vedono il valore, insomma, tendono ad andare da soli poi. Quindi sarebbe stato un po' un insegnare a lavorare qualche distributore, e avresti anche perso tutto quello che era la customer experience. All'inizio è stata durissima, devo dire, perché ovviamente gli ordini arrivano tutti in modo organico praticamente, anche noi dal punto di vista marketing facciamo molto poco, tutto molto istituzionale, molto diciamo B2B. In realtà è venuto tutto tramite word of mouth, nel senso la gran maggior parte degli ordini arrivano perché il cliente si trova così bene che lo suggerisce ai familiari, che lo suggerisce ad amici e parenti, e quello è fondamentale. Quello è fondamentale per la crescita. Andando sull'ultimo punto delle complessità e poi avvicinandoci all'ultima slide, quanto è chiave ora per voi, quanto è stato magari fondamentale costruire le competenze, e quanto è chiave per voi ora acquisire competenze o la costruzione del team per lo sviluppo dei progetti digitali? Ah, per chiudere una parentesi, tu mi raccontavi che se qualcuno ha piacere di trasferirsi in Arabia Saudita, e venire a fare l'e-commerce all'interno di un'azienda di quel tipo, voi avete le porte apertissime. Assolutamente sì. Beh, ovviamente è un paese complesso, si sta aprendo con i suoi tempi, insomma, non è come lo dipingono, però comunque rimangono delle complessità, è inutile negarlo, per fare insomma, una famiglia, per avere amicizie, rapporti solidi, è una scelta importante venire a vivere in Arabia Saudita. Immagino. Però a livello di team, sì, è un po' quello che sto, diciamo, soffrendo di più. Il motivo è un po' uscire dall'ottica di primo stage, no? Quando uno... sentivo questa storia brevemente su TED, no? Dove si raccontava che alla fase iniziale l'azienda è un po' come dentro una foresta e tu hai soltanto pochi tool, hai un macete, magari devi andare avanti e devi tagliare le liane e cercare di spingere in ogni modo per cercare di portare avanti il tuo concept in qualsiasi modo. In un secondo stage invece tu inizi ad avere un po' più tool, è come andare in montagna, quindi inizi ad avere magari uno zaino, inizi ad avere gli scarponi adatti, quindi questi tool sono un po' il team, sono un po' le persone che ti circondano, quindi non necessariamente la persona che andava bene nella foresta e magari era il numero uno a raccogliere gli ordini e a fare le consegne è la persona adatta a poi portare anche il team in montagna. Oppure il terzo stage, che è quello un po' della grande barca a vela dove c'è un capitano e il team semplicemente risponde al capitano. Quindi in questo caso le grandi aziende, il capo prende una direzione e tutto il team va verso quella direzione in modo cieco, nel senso assolutamente fidandosi del leader. Noi siamo poi nello stage appunto di uscire dalla foresta e di andare in montagna, però non troviamo i tool adatti, perché comunque è una nicchia di mercato, perché comunque certe competenze stanno diventando ormai talmente specifiche, così complesse, così articolate, che magari comunque un'azienda che comunque rimane
piccola rispetto a quello che è l'azienda principale, fatica a potersi permettere e poter anche riuscire a coordinare tutte queste persone, anche in remoto, quando mi si dice vabbè assumi in remoto, ma assumere in remoto comunque va coordinato, va gestito, va seguito, certo. Va inglobato, assecondato, affiancato nell'inserimento, non è banale, esatto. Per nulla. Tutto questo in un mondo che non è il tuo, quello arabo, dove si parla una lingua che non è la tua, dove c'è una cultura che non è la tua. Nel caso di Montana mi è piaciuto così, nel senso che poi Montana rispecchia quello che sono io come professionista, che sono forse un po' troppo da foresta, però alla fine riesco a consegnare un po' quello che è il concept finale. Grandi speranze, perché comunque se uno pensa, quando va ad attivare tutta la parte di marketing e tutta la parte di... diciamo, le basi sono molto solide, quindi da adesso in avanti la strada, the sky is the limit, si può assolutamente crescere in ogni direzione. Il modello di business è confermato, è affidabile, è profittevole, è sostenibile, e per una piccola azienda, diciamo anche per una startup, se è una posizione, diciamo... assolutamente privilegiata quella di avere profitto dal primo o dal secondo anno. Ecco. Chiaro, chiarissimo. Ecco, se dovessi condividere un po' la tua esperienza e le lezioni che hai imparato, le best practices, e così consigliare un po' a chi fa partire un progetto, complicato dire simile perché il vostro contesto è estremamente particolare, ma diciamo su una paragonabile, ecco. Questi sarebbero i consigli che daresti? Beh, volevi spendere due parole su questi? Sì, assolutamente. Credere nel proprio concept. Per esempio, noi abbiamo un prezzo comunque abbastanza alto rispetto alla concorrenza, ma noi abbiamo creato una nuova nicchia, nel senso che sgomitando con il servizio, con il nostro livello di unicità e come dici tu giustamente di value proposition, riesci a crearti il tuo spazio. Quindi in quel senso assolutamente credere nel prodotto, vendere un prodotto serio e in cui si crede, e poi i risultati arrivano, ecco. Quindi assolutamente non scoraggiarsi e credere in quello che si vende e assicurarsi che sia un concept, un modello di business sostenibile e affidabile. Quello assolutamente ci deve essere per me dal giorno uno. E costruire fiducia, come dici tu, c'è una famiglia dietro importante, c'è un prodotto serio, una relazione quasi intima con il cliente, assolutamente lavoriamo 7 giorni su 7, no? Cioè abbiamo una vicinanza veramente al cliente che è impensabile per altre aziende. E quindi fiducia direi al 100%. Sostituiamo il prodotto se non è buono, se l'autista è stato maleducato, io ricevo un feedback immediato, nel senso dall'applicazione ti arriva una notifica che ti chiede di fare di darci un feedback subito dopo la consegna. Quando è un'applicazione nativa, assolutamente in mano libera a creare rapporto e relazione con il cliente. Quindi quando si parla di fiducia, assolutamente siamo all'avanguardia. Eh sì, anche perché le persone non comprano, cioè certamente comprano il prodotto, ma non lo comprano dal sito o da un'azienda, lo comprano da delle persone, lo comprano da te, sì, lo comprano da una chiamano per nome. E quindi chiamano Mohammed, chiamano Massimo, chiamano chi per esso. Quindi questo mi fa sempre impressione che una persona si ricordi del nome e si fidi così. Persone che mi chiamano tutt'oggi, adesso che facciamo appunto 500-600 consegne al giorno, mi chiamano e mi chiedono l'acqua in modo veramente umile, modesto. Persone magari di una certa età che non riescono a fare con l'applicazione, gli do il mio numero personale, mi chiamano e non Massimo, mi arrabbio e gli aiuto. A te ti chiamano perché vogliono parlare con l'italiano. Beh, poi c'è anche quel giovane. No, più che l'italiano giovane, l'italiano ha un'ottima reputazione. Io devo dire, anche se il pubblico, chi guarderà questo video, deve sentirsi anche orgoglioso di essere italiano, perché all'estero
l'italiano è assolutamente ben visto, almeno in questa parte del mondo è privilegiato, devo dire. In Arabia Saudita non mi sono mai sentito inferiore a nessuno, mai sentito minacciato, mai sentito in pericolo rispetto a quello che si dice di questa parte del mondo. Anzi, l'italiano, non essendo così molto belligerante, non essendo molto attivo in politica estera, di solito ha un'ottima reputazione. Quello devo dire, diciamo, anche in Italia dovremmo essere un po' più orgogliosi, perché abbiamo assolutamente una buona reputazione all'estero. Lo confermo, l'ho vissuto sulla mia pelle, l'ospitalità che mettono a disposizione è alta, così come la possibilità anche di fare business da alcuni punti di vista, nel senso che abbiamo le porte più aperte rispetto a altri, e perché buttiamo giù subito quel muro di diffidenza che potenzialmente c'è verso altre culture, perché verso la nostra non c'è. Ok, secondo me questi punti sono molto chiari, giusto per riprenderli un attimo, il fatto di avere veramente una chiara e forte value proposition distintiva sul mercato, cioè dire, ok, ma tu esisti perché cosa fai di diverso rispetto a quello che già c'è sul mercato, sia online che offline. Questo è importante saperlo subito. Quando si parla di food, l'abbiamo detto, cercare di creare fiducia, confidenza tra venditore e cliente, perché oggettivamente si tratta di vendere un prodotto che viene ingerito, e quindi le persone vogliono fidarsi delle persone dalle quali lo comprano. Avere un execution impeccabile. Oggi Massimo ci ha raccontato delle dinamiche logistiche del software di consegna, di dispatching, di quanto sia importante consegnare la fresca, insomma tante cose che sottolineano quanto realmente sia importante non avere intoppi nel percorso di consegna del prodotto, non solo consegna fisica ma proprio di condivisione di quell'esperienza. E poi credere nel prodotto e nella mission, mi immagino prevalentemente alla luce del fatto che ci si trovi, o tu ti trovi in questo momento all'interno di una grande azienda, e quindi sia fondamentale, nel momento in cui uno approccia un progetto digitale, allocare in fase iniziale budget, allocare determinato tempo per dire, ok, non è che il giorno dopo mi sveglio e spero di aver già raccolto i risultati, credere in quello che vai a fare, poter seminare, rimanendo nel contesto food, per poi raccogliere quando è realmente il momento di raccogliere. Beh, ovviamente il timing è fondamentale, come sempre, il fattore principale per qualsiasi startup e azienda innovativa, il timing è più del founding, il timing è incredibilmente importante. Siamo arrivati a un momento appunto prima del Covid, tra l'altro, che il Covid non ci ha impattato più di tanto, nonostante le consegne a domicilio siano esplose, noi già eravamo sulla rampa di lancio, quindi non abbiamo sofferto, non siamo provati a buttare come tante aziende all'ultimo momento solo per dire io ci sono. No, noi eravamo già lì, avevamo già dei sistemi affidabili, scalabili, e ci siamo trovati nel momento giusto, al posto giusto, e assolutamente quello è il fattore principale, devo dire, anche un po' di fortuna. Intanto, un'azienda non digitale non sarebbe partita. Ah, è giusto, corretto. Intanto Alessandro, che ci segue dalla pagina Facebook, non dal gruppo Facebook, che sta andando avanti, dice, sito ben fatto, bel video presentazione, bravi. Io confermo, la voce del video che c'è in home page è incredibile. La è voce veramente... del proprietario, quindi non posso dire niente perché altrimenti vengo defenestrato. Però è veramente... il messaggio arriva, e poi tante volte uno dice... Qui veramente le differenze le fanno le piccole cose, e quindi non posso che allinearmi al pensiero di Alessandro. E grazie per il commento. Ok, allora, Massimo, grazie mille. Purtroppo di domande ne abbiamo avute poche. Di solito questo è il momento dove raccogliamo le domande che riceviamo nel corso della live, ma essendo tanta affluenza all'interno del gruppo chiuso di Commerce School e avendo avuto problemi di quel tipo non è stata trasmessa, ti chiederei se per te non è un problema disponibilità eventualmente a prendere le domande e eventualmente rispondere via commento successivamente o altro. E ti ringrazio veramente tanto di questa disponibilità, di questo momento
lontano fisicamente, ma vicino a livello di idea. Alessandro ha una domanda, quindi volentieri. Io, Alessandro, se ce l'hai, faccela pure, anzi ti aspettiamo, l'aspettiamo. E, poi riposteremo il gruppo, la live anche sul gruppo chiuso, così che possa essere vista anche da altri. Tanto aspettiamo un attimo la domanda di Alessandro, così gli rispondiamo subito. E prossime sfide, Massimo. Ti sei frizzato un secondo, o forse sono io, non lo so. Massimo. Intanto aspettiamo un attimo anche Alessandro. Torno anche un attimo indietro su qualche slide. Ok, Massimo si è staccato. Appena si ricollega lo ributto un attimo dentro. Oggi non ne gira una liscia, ma va benissimo, proprio quando non c'è Francesco. Così sarà felice di affidare le live a terzi. Ok. Alessandro, visto la tua domanda, allora, visto che Massimo sta avendo problemi a rientrare, direi che ti faccio rispondere direttamente da lui. La domanda di Alessandro è: l'azienda utilizza la piattaforma Shopify, ha un servizio dedicato con il supporto Shopify? Ecco qua Massimo. Eccoci, Massimo. Dicevi sfide? No, è arrivata la domanda di Alessandro nel frattempo, che chiede: l'azienda, voi utilizzando la piattaforma Shopify, avete un servizio dedicato con il support Shopify? Chiede perché a volte si rende conto che Shopify ha diversi bug. Per esempio, mi ha stupito che il video viene caricato in maniera così fluida. Allora, devo dire, Shopify è una grandissima opportunità per chi non vuole avere a che fare con developers e ti insegna a lavorare di nuovo, ti insegna diciamo, a mettere in piedi un sito in poco tempo e con poco sforzo, ecco. La nostra priorità erano le operazioni, le operation, le consegne, diciamo, sviluppare tutta la parte di pratica più che quella del sito internet. Il sito è abbastanza, diciamo, non credo che sia così eccezionale. A livello di support, di nuovo, siamo svantaggiati. Per esempio, Shopify Pay è una componente fondamentale di Shopify in Inghilterra, in Europa in generale, negli Stati Uniti. In Arabia Saudita non c'è, quindi paghiamo fee abbastanza alte. L'utente viene reindirizzato a un sito esterno per il pagamento anche tramite Apple Pay, e quello è assolutamente uno svantaggio. Tra parentesi, Apple Pay penetrazione altissima in Arabia Saudita, uno si chiede veramente come una tecnologia così riesca a prendere piedi. L'iPhone ha una penetrazione pazzesca, la gente è Apple dipendente. E Shopify no, Shopify in realtà ha un piano Plus che costa $2.500 al mese, quindi è abbastanza importante. Però non offre particolari vantaggi se non avere poi tutte le applicazioni del mondo Shopify che riaggiustano il prezzo in base al tuo piano. Quindi puoi customizzare il checkout, puoi fare degli accorgimenti di questo tipo, ma in realtà non ne vale la pena. L'abbiamo scelto principalmente per la facilità d'uso, per non avere un team in loco per svilupparlo. È un'ottima, penso sia una buonissima soluzione nel momento in cui uno è in fase di startup, non ha ben idea di che tipo di percorso possa prendere il business, poi chiaramente è da mettere a terra sulla base delle specificità di ogni azienda, perché conosciamo la rigidità, ad esempio, di Shopify da alcuni punti di vista, la gestione dei multi-store, ad esempio, che per voi è un tema sull'altro Assolutamente. progetto, il fatto di avere magari più magazzini e quindi avere la complessità, paradossalmente, di avere Shopify in quel momento, oppure la gestione delle multilingue in alcuni casi, o dei multilistini, insomma, come tutte le volte, giusto per rispondere a Alessandro, la scelta della tecnologia deve essere sempre vincolata un po' anche alla progettualità del progetto stesso, comprendendone limiti e vantaggi, chiaramente. Però se potessi rifarlo da capo, sceglierei ancora Shopify, quindi assolutamente per me è stata una scelta azzeccata. Non avevo assolutamente il tempo nel team per da dedicare a, diciamo, la pagina e-commerce. Era più il concept in generale, quello che è stata una sfida a sviluppare. E, come dicevi tu prima, il futuro sarà comunque di sbarcare in altri paesi, perché con un modello abbastanza forte, abbastanza unico,
sentiamo in grado di arrivare prossimamente negli Emirati, a Bahrain già stiamo partendo e in Egitto prossimamente, perché sono tutti paesi con prerogative abbastanza simili all'Arabia Saudita, quindi basso costo della manodopera, temperature alte, environment ostile, quindi ottima propensione al prodotto, città grandi, vie di comunicazione ottime, e quindi abbiamo tutte le prerogative per poter far bene in tutto il Medio Oriente, non solo in Arabia Saudita. Massimo, grazie ancora, complimenti.